mamma abusata, chitarra e tamburo, ma che sta musica s'ha cagna, ma briganda e facimma paura, e qua scuppetta pulimma canta, e qua scuppetta pulimma canta. E mo cantamma sta nuova canzone, tutta la gente sarà tambara, non ce ne fottero re Bourbona, la terra nostra non sotta tucca, la terra nostra non sotta tucca. Sono venuto a casa perché oggi vista la disperazione nella gente mia. Abbiamo fatto la rivoluzione, perché ci avevano promesso la Repubblica. Invece hanno cagnato un re con un re. Hanno riempito la capiglia. E che sanno fare? Tassi, calcio, fanno. E ci hanno fatti più schiavi. E per la disperazione siamo diventati ladri, spergiuri, assassini, senza Dio né patria. E abbiamo fatto il loro gioco. Perché loro ci considerano così, come cani rabbiosi, miserabili e feroci. Ma in questo destino c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli. Perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttane. A noi c'è il maribella contro questo destino. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie, ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo combattere un esercito fatto di Questo è il film di Squitieri, li chiamavano briganti, una sorta di manifesto emotivo per tutti quelli che contano, parlano, pensano di una riscossa del Sud, di una sorta di revanchismo post-risorgimentale che vede una storia capovolta raccontata al contrario rispetto a quella che è stata la storia corrente, diciamo, degli ultimi 180 anni. In realtà il risorgimento ha unito l'Italia, ha messo l'Italia insieme, ha finalmente fatto un paese unico. No, c'è chi comunque ha una teoria, sostiene che in realtà l'Italia al tempo pre-risorgimentale fosse un paese esattamente al contrario di quello che noi lo vediamo oggi. Un sud emancipato, culturalmente avanzato, anche strutturalmente, scientificamente, al passo coi tempi, e un nord rozzo, grezzo, contadino, arcaico. E poi c'è stato il capovolgimento, e tra nord e sud la definizione è quella che c'è oggi. Ecco, su queste teorie raccontate per la prima volta in un libro dal titolo provocante, 13 anni fa invitai a questi microfoni Pino Aprile. Pino Aprile è un giornalista, uno scrittore, e pubblicò un libro dal titolo che sembrava paradossale, Terroni. Terroni è il termine infamante con cui la popolazione del nord industrializzato definiva gli immigranti che salivano alla ricerca di lavoro. Sono passati 13 anni, questo libro riappare in libreria proprio in questi giorni per la libreria Pieno Giorno Editore, con il titolo Nuovi Terroni. Il nuovo Terroni è, diciamo, il libro che riprende il filo di una narrazione che Pino Aprile ha tenuto attraverso tutta una serie di libri, Il male del nord, o si fa l'Italia da sud o si muore, Il nuovo elogio dell'imbecille, ma è più Terroni, fine della questione meridionale, Terroni, tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, giù al sud. Insomma, sono 13 anni che Pino Aprile è diventato una sorta di apostolo e vindice rappresentante della terronaggine del nostro paese, e oggi ce l'ho qui in studio. Pino, buongiorno. Buongiorno e grazie. Allora Pino, tu riproponi nuovamente, in un periodo in cui la questione meridionale mi sembra abbastanza fuori dell'ottica, della mira di tutti i discorsi, sia istituzionali nel nostro paese, sia in generale nello spettro più grande. Noi siamo un paese europeo, quindi viene considerata l'Italia come una sua unicità indissolubile e indubitabile. Tu però continui a porre questo tarlo, è interessante da un punto di vista proprio di analisi storica, che la storia potrebbe essere stata diversa se fosse accaduto qualcosa. Ecco, cosa c'è di nuovo in questo tuo Il nuovo Terroni? Come
come quei vocabolari, ti ricordi? Il nuovissimo Melzi, il nuovissimo Rocci, esatto. Che era sempre lo stesso vocabolario, però qua c'è qualcosa di nuovo. Dimmi il punto di novità innanzitutto. I punti di novità sono soprattutto tre, che per esporli sia pure sinteticamente... ci vorrebbe una vita. Insomma, diciamo che ho cercato di sintetizzare in poco meno di 100 pagine, che visti gli argomenti, come dire, è stata un'esperienza di giornalismo intenso, cioè sintetizzare. Uno è la risposta a una domanda che non trovava soddisfazione. Qual era? E bada che io e Terroni, prima di pubblicarlo, l'ho riscritto per 30 anni. Ed era... Cioè la missione della tua vita. Più o meno. Guarda che sono le domande più cretine che hanno le risposte più interessanti, perché queste domande io ho cominciato a farmele da adolescente, perché c'era qualcosa che non mi quadrava. Il mio entusiasmo per la nostra storia, i nostri miti, però stonava, vissuto da Taranto. Uno di questi quesiti era: come ha fatto uno staterello, sia pure il secondo più importante d'Italia dopo il regno delle due Sicilie, come era il regno di Sardegna, di fatto il Piemonte, perché la Sardegna era una colonia del Piemonte, veniva chiamata la fabbrica del Piemonte. È vero che è stato, diciamo, totalmente disboscata la Sardegna una volta? Assolutamente, sì. Dice un amico sardo che una volta, camminando sugli alberi, poteva arrivare da costa a costa la Sardegna. Verissimo, ma persino Gramsci spiega questa... rimase in piedi il 5% della... E cosa ci hanno fatto col legname? Tutto, l'hanno venduto, l'hanno usato per... Cioè la Sardegna, quando venne acquisita, la Sardegna è la risposta a tutte le domande d'Italia. Cioè come l'Amazzonia, ecco, l'Amazzonia d'Italia e la Sardegna. Esatto, ma mica solo per quello, perché quando la Sardegna viene acquisita dal Piemonte con un trattato internazionale, gliela regalano praticamente, parte un progetto di Stato che si chiama, viva la sincerità, piano per la colonizzazione dell'isola, e l'isola viene letteralmente svuotata di tutto. Quindi la politica coloniale italiana è iniziata con la Sardegna. Esatto, e non solo l'hanno deforestata, il che ha comportato anche l'estensione per esempio di paludi acquitrine, quindi di malaria eccetera eccetera, ma l'hanno sventrata. Pensa che in una sola ondata di appalti, chiamiamola così, vennero affidate 400 concessioni minerarie, perché la Sardegna è uno scrigno, cioè c'è di tutto. Di queste 400, date soprattutto a speculatori genovesi, piemontesi, ma poi anche francesi, inglesi eccetera, una sola a un sardo. Cioè 399 a tutti gli altri e una a un sardo. Non solo, i sardi non potevano vendere né comprare senza... Fammi un po' un piccolo riassunto storico. Com'è la Sardegna era sotto il Piemonte? Quando fu acquisita dal Piemonte? Allora, Com'è Savoia erano anche re di Sardegna? Divennero re con la Sardegna, perché i Savoia, in seguito a una delle risistemazioni degli equilibri di potere europeo, perché non dimentichiamo, poi c'è stato il periodo delle guerre napoleoniche eccetera eccetera, ma questo avviene prima, al Piemonte viene assegnata la Sicilia, che era un boccone un po' troppo grosso, per cui la Sicilia viene scambiata con la Sardegna. Il Piemonte non era... Ma chi decideva questo? Gli imperi centrali? Sì, gli equilibri europei. L'Europa di allora, ecco. Esatto. In questo c'è da dire che i Savoia si sapevano giostrare, diciamo. Hanno in regalo la Sardegna e la trasformano nella fabbrica del Piemonte, cioè la svuotano letteralmente di tutto quello che va. Cioè l'Africa di allora era la Sardegna. Sì, ti faccio un esempio, come dire, che può comprendere il tutto. Se io sardo, produttore, diciamo, di pecorino, avessi voluto vendere il mio pecorino, non potevo venderlo autonomamente, cioè dovevo venderlo a una compagnia, un po' come la compagnia delle Indie, diciamo, britannica in Oriente. Potevo venderlo solo ad una società che aveva l'esclusiva dei commerci. Questa società era fatta da speculatori genovesi che avevano un socio importante, era ministro.
il ministro era socio di questa società. Non esisteva il conflitto di interessi. Sì, che ha la concessione dal governo. E questo ministro si chiamava Cavour. Se poi avessi voluto comprare da questa società, metti un aratro, loro potevo comprarlo da loro. E loro Cavour, fissavano scusa, il prezzo. L'uomo che ricucì l'Italia, l'eroe numero uno, ideologo del Risorgimento, aveva un conflitto di interessi abnorme. Passava, insomma, Cavour lo dimostra Nicola Zitar nel suo libro sulla finanza di quei tempi, L'invenzione del Mezzogiorno. E il Piemonte era ormai in mano agli strozzini, per cui i titoli di Stato piemontesi emessi a 100 venivano pagati 70 quando andava bene, ma una partita venne pagata addirittura a poco più di un terzo del valore. Significa che, cioè, tu prendi un titolo di 100 euro, ti danno gli interessi su 100 euro, ma quei 100 euro li paghi 30, per dire. Bene, il ministro era Cavour e speculava su questo, insieme a Bombrini, che era il dominus della banca di Genova, socio con Cavour in quella società per la Sardegna. Allora, fermati un secondo, Pino, perché intanto lancio l'appello agli ascoltatori. Siamo una trasmissione in diretta, quindi mi piacerebbe avere qualche contributo. Il numero è sempre lo stesso, 800240024. Quello che sta raccontando Pino Aprile, scusate, che è un uomo che ha dedicato la sua vita a questa sua rilettura, revisione storica, che la revisione storica del Risorgimento rispetto a periodi storici più recenti in teoria non dovrebbe dar fastidio a nessuno, non ci sono reduci, non c'è gente che scende in piazza vestita da Garibaldino, vestita da Borbone, quindi non mina l'ordine pubblico. Però è interessante capire che esistono anche versioni alternative rispetto alla storiografia ufficiale. Secondo te, perché questo tipo di revisione? Proprio perché io capisco che ogni discorso sul fascismo è delicatissimo, perché esiste ancora una sorta di nostalgia perenne e perdurante di persone che pensano che quello sia stato il periodo più felice da riproporre. Ma sul Risorgimento, perché non se ne può parlare serenamente? Perché la narrazione, come dire, ufficiale del Risorgimento è la base del potere in Italia. Nel nuovo Terroni io racconto cosa è successo, per esempio, al professor Giuseppe Gangemi, docente di metodologia della ricerca all'Università di Padova, che si è voluto dedicare al tema della sparizione, delle morti dei soldati borbonici rinchiusi nei campi di concentramento in Piemonte. Bene, lui è andato all'archivio di Stato di Torino e ha chiesto di consultare dei fascicoli. Quando hanno capito cosa stava cercando, una mattina va lì e si trova una nuova regola che gli impedisce di prendere quei fascicoli. Lui chiede: scusate, perché, dove è scritta nelle norme di consultazione questa regola? E loro dicono: no, è di adesso. Cioè è fatta contro di lui. Dice: scusate, perché? Perché i fascicoli pesano troppo e i nostri impiegati gli fa male la schiena, insomma. Cioè, vabbè, ditemi dove sono e li prendo io. Dice: no, perché per regola i fascicoli possono essere presi solo dagli impiegati. Insomma, totale, lui a quel punto ha virato e ha fatto una ricerca attraverso altri fascicoli che erano stati consultati dal professor Barbero. E cosa scopre? Che attraverso quei fascicoli consultati da Barbero, che è il tuo nemico numero uno. Lui in un libro ha scritto. Beh, lui che notizia, sono è diventato un falsario, uno strafighetto è diventato. Sì, Barbero, sì. Tu non ce l'hai fatta, però lui è diventato un eroe dei social, simpatico e tutto. Ma vi state sulle palle a vicenda, sì. Per la verità, devo dirti che quando me lo ritrovai al Festival della Storia a Gorizia a commentare un mio libro, lui disse: pensate, Pino Aprile, pur di diffamare il Risorgimento, si è inventato che nel forte di Fenestrelle venivano divelte porte e finestre per far morire prima di freddo con il gelo gli internati borbonici. Pensate dove arriva. Era vero?
No, è vero che io l'ho scritto. Ma è vero, tu hai fondi. E io gli ho risposto: guardi, io non le dico, già, poi in realtà ci diamo del tu, dico, non ti dico quali sono le mie fonti, perché se tu invece di limitarti a criticare avessi letto il mio libro, lo sapresti. Quali sono le fonti su questo episodio? Ti dico quali dovevano essere le tue. Un libro in cui, molto ben fatto, in cui quest'uso viene documentato con documenti per almeno 3 volte in 2 secoli, e vada a memoria perché sono di più, e dovresti saperlo perché quel libro tu gli hai fatto la prefazione, quindi sappiamo che tu non leggi i libri a cui fai le prefazioni. E questo lo facciamo tutti, dai, chi è che legge i libri? Può succedere, dico, però... Non hai letto un libro di cui ho fatto la prefazione? No, io sì. Io mai. Dice, poi ha anche scritto che l'invenzione della nazione napoletana è un'opera propagandistica per fini politici immondi che avrei commesso io, avrei fatto io con altri sciagurati. Romperono le finestre e farli morire prima. Sì. Di freddo. Il dato che trova il professor Gangemi, io nel mio libro avevo documentato con altri documenti del Ministero della Guerra che i morti erano almeno 15.000. Gangemi documenta che è sbagliato il numero, perché sono almeno 16.000. Barbero, per dire che io sono un millantatore, dice no, è provato invece che sono soltanto 4 i morti. No, scusa un attimo Pino, poi diamo la linea, essendo passati veramente 180 anni, ti ho detto, ripeto, sul fascismo capisco, è una questione ancora rovente, la gente va in giro con Gagliardetti, Duce, coi teschi, vorrebbe ripristinare qualcuno, non dico che è diffuso sul livello nazionale ovunque, però ancora c'è un rischio di ritorno nostalgico. Ma il risorgimento non può essere analizzato in maniera serena, laica, senza prese di posizioni ideologiche prima, secondo te? Guarda, ti rispondo con un altro esempio. Come parlare della storia romana ormai, capito? Perché gli Stati Uniti hanno chiesto scusa agli indiani? Perché la Chiesa ha chiesto scusa per il genocidio degli indios? Sì. Perché la Gran Bretagna si scusa con l'India? Questo può avvenire solo quando la ragione economica viene a cadere, cioè non è più importante, non gli costa più niente. Ma chi dovrebbe farlo? Il ragazzetto, quello che va in giro, l'ultimo Savoia residuo che va ma in giro, no, per Tolcio. No. Ma è che la narrazione, cioè gli stati, le grandi imprese nascono su miti fondanti. Il mito fondante dello Stato italiano è quello dei mille, che è una favoletta, diciamo. Ma fermati un attimo, ma racconti dopo, devo dare la linea alla borsa che in pelle. Dovrei confessare che non leggo nemmeno i libri di cui parlo alla radio, ma non lo farò nemmeno sotto tortura. Tra un istante. Melog. Allora, 800240024, stiamo parlando del nuovo Terroni, il nuovo libro di Pino Aprile, che a distanza di 13 anni rianalizza il fenomeno del risorgimento visto al contrario, in particolare con un'attenzione alla Sardegna che stiamo con attenzione seguendo. Intanto io ringrazio Carlo Salvatore e Miriam Lucchetti da Milano, Maurizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ho una segnalazione dell'Associazione Napoletani a Lecce, che si chiama ANAL, che raccontano che anche loro, non ride, che si chiama ANAL, non è una categoria di YouPorn, è un'associazione nazionale napoletani a Lecce, ANAL. L'ANAL ogni volta che si riunisce canta l'inno borbonico. Tu lo sai l'inno borbonico, Pino? Come no? Com'è? Accennamelo. E anche l'inno dell'ANAL. Scritto da Giovanni Paisiello, Tarantino. Ce la stanno mandando, forse ce lo mandano. Eccolo. Questo? Esatto. L'inno borbonico. Aveva solo la musica, le parole no. La musica è universale, la capiscono tutti. Va bene. La tua teoria, naturalmente, che... nulla sarebbe stato come quello che sta accadendo adesso se il risorgimento non fosse venuto in chiave diversa. Tu nella pausa mi raccontavi ancora e insistevi sul tema della Sardegna. La Sardegna, abbiamo capito, è stato il primo territorio colonia
diciamo, della dinastia Savoia. Sardegna era coperta di alberi, fu completamente disboscata per scopi industriali. La Sardegna assoggettata come se fosse proprio una colonia. Mi parlavi dei plotoni di esecuzione itineranti, cosa erano? Sì, in pratica con quello che fecero ai sardi, c'è un libro strepitoso scritto dal professor Francesco Casula, dove vengono raccontate un po' di queste cose, e ovviamente i sardi sono noti per avere un caratterino, diciamo, e si ribellavano. Per domarli ci fu tutta una serie di stati d'assedio, vennero proclamati stati d'assedio, eccetera, e venne addirittura inventato il plotone di esecuzione itinerante. Cioè, un ufficiale con il suo plotone di esecuzione andava paese per paese, chiedeva chi è qui che dimostra di essere scontento. E lo fucilava. E chi denunciava qualcun altro aveva il diritto di appropriarsi di una quota dei beni del denunciato. Figurati. Quindi immagina che cosa è successo in quei paesi, faide che durano ancora oggi, per cui l'indicazione equivaleva a condanna, di plotone di esecuzione, via, si passava al paese accanto. Cioè io invidiavo il pascolo, lo stazzo del vicino, esatto. Lo denunciavo, lo fucilavano. No, ma ci sono casi in cui gli invidiavi la moglie, per cui la riducevi vedova e avevi qualche chance in più. Beh, fantastico. Sì, ma pensa che ci fu la notte della caccia grossa, famosa, terribile, in cui in una notte, siccome stavano per venire a fare questo verso la fine dell'Ottocento, una visita in Sardegna, il re Savoia con la moglie, in una notte circondarono Nuoro e presero più o meno un dogoio coio, come dicono a Roma, 1000 persone incatenate una all'altra, tenute per 3 giorni e 3 notti, vennero subito espropriati i loro beni e messi all'asta. Dopodiché questi vennero tutti prosciolti, ci fu un processo che vide qualche condanno, mi ricordo se 2, 3, 5, non mi ricordo, di reati minori dopo non so quanti anni, e di lì nacque uno dei più famosi mutos. Cioè, la Sardegna ha questa cultura popolare dei mutos, è una lingua romanza nata 3 secoli prima di quella di Dante, e racconta la notte sombentos de levantes a San Marina Frisca, e nugoro no est prus nugoro, che mancan sos gigantes, che poliglotta di tutte le lingue, mancano i suoi giganti, sono venuti a questa marina fresca, e Nuoro non è più Nuoro perché mancano i suoi giganti. Immagina questi 1000 vecchi, bambini, donne incinte, uomini, eccetera, incatenati, tenuti fuori all'addiaccio per 3 giorni e 3 notti, e poi rimandati a casa, ma non avevano più niente. Ma l'unica speranza, Pino, perché possono ritornare nella memoria collettiva queste storie, e proporre una serie a Netflix. Te lo dico veramente, non sto scherzando. Sì. Perché tanto, finché rimane materia di libri, nessuno legge i libri. E quello che dici te viene preso la stessa stregua di quelli che dicono che la Terra è piatta, capisci? Scusa la brutalità. Perché se è di questa entità stiamo parlando, i genocidi consumati nel nostro paese dagli eroi fondatori della patria, di quello che oggi viene considerato la patria, i patrioti, il risorgimento e via dicendo. Io non ho posizione, sono umbro, grazie a Dio, me ne frega una mazza, sto a metà, stavo sotto il Papa e sono infame, vengo dagli Etruschi, non me ne importa niente del nord e del sud. Poi ti dico, è drammatico quello che dici. Sì. Cioè, almeno una sorta di riflessione sulla nostra storia andrebbe fatta, visto che nessuno in questo momento più può essere chiamato in causa di vivo, ma perlomeno raccontare e parlare della nostra storia. Passo a qualche ascoltatore. Alessandro da Venezia. Buongiorno. Chiamo da Venezia e da Bergamo. Sì, no, da Venezia, anche adesso sono a Venezia, sto bevendo meno spritz. Senta, io ho letto. Anche noi stiamo bevendo, devo dire, confesso questa cosa. Bene, ma infatti un po' si sente, perché ci sono alcune farnificazioni, ma va bene, anche divertente. No, le faccio sentire, sente il tintinnare del calice, quindi almeno le do prova di quello che dico. Aspetti, anche il mio, bene, se dopo col Select. Ho letto Terroni 1. È inequivocabile. Sì, questo invece voi avete Terroni 2, La Vendetta, quindi parlava, e quindi devo essere sincero, posso parlare con il dottor Aprile, non sono stato tanto soddisfatto, perché mi è sembrato più che altro una ricostruzione un po'
pianistica, cioè di piangersi addosso di tutte le cose nefaste che sono state fatte contro il meridione nel 1800, e da questo il meridione in 150 anni non è mai riuscito a risollevarsi, nonostante due o tre o quattro presidenti della Repubblica, due presidenti della Repubblica Sarda, che mi ricordo essere Segni e Cossiga, un segretario del Partito Comunista che mi sembra fosse sardo, si chiama forse Berlinguer, credo di ricordare, e tutto questo piangersi addosso, piangersi, gli alberi si ripiantano e ricrescono, non è che se io pianto un albero a casa mia non ricresce, lo pianto, lo taglio, lo pianto e ricresce. Quindi piangersi addosso, sistematico, ripetuto, ossessivo e anche avvilente, hanno orgoglio, dimostrano l'orgoglio tirandosi sulla schiena e andando avanti e facendo come qua in Veneto, che da poverissimi sono diventati ricchissimi. Ascolto la riflessione. Non è peregrina l'appunto il nostro ascoltatore. Infatti abbiamo avuto due presidenti della Repubblica sardi. Sì. Il leader indiscusso, quasi santo, del partito comunista più importante d'Europa, Berlinguer sardo. Perché nessuno ha mai tirato fuori queste storie? Perché il sistema di potere italiano si regge su un'economia che funziona grazie alla creazione di una colonia interna, che è il sud d'Italia, a cui appena unificato il paese viene aggiunta la Sardegna, al punto che se va a vedere le classifiche dell'Istat, dal giorno dell'unificazione la Sardegna, che ha i peggiori dati di tutte le regioni italiane, viene aggiunta al regno delle due Sicilie, come se fosse stata governata dai Borbone. Ti do un elemento di zizzania per sollevare polemica. Mi segnala un ascoltatore che i Veneti sono andati in massa proprio nel periodo della bonifica a arricchirsi in Sardegna. Arborea è la chiave di questo. Sì, perché non solo lì, è perché le paludi pontine, cioè per secoli le paludi si prosciugano con i soldi. Allora, se tu ci metti soldi, fai la bonifica. Con il fascismo le paludi pontine e quelle sarde vengono bonificate perché con i soldi di tutti gli italiani vengono bonificate. A quel punto, invece di dare le terre a chi per secoli lì ha sfidato la morte e perdendo per malaria spesso le cose, vengono chiamati ferraresi e gli regalano le terre, la casa e un finanziamento, e la gente del posto è migrata. Cioè, questo è un sistema che viene continuamente. La gente si chiede come fa l'ascoltatore veneto, ma come mai cose così vecchie, eccetera, è che quel sistema di governo è lo stesso, non è mai cambiato. Due dati per non prendere troppo tempo. Francesco Saverio Nitti, cioè un signore che ha 23 come anni, ha riscosso Cossiga e sì, ormai non se ne è mai occupato. Segni pure. Allora, diciamo, il più potente capo di governo forse di sempre è stato De Mita, meridionale, perché era segretario della DC, cioè il partito padrone d'Italia. Il re di Nusco. Bene, se avesse preso una decisione che toglieva un centesimo alla Fiat, il giorno dopo cadeva il governo. Cioè, tu puoi anche, in un regime coloniale, tu puoi governare soltanto salvando il sistema di potere coloniale. Se ti opponi, vieni fatto fuori. Primi del Novecento, esempi di Francesco Saverio Nitti, ripeto, a 23 anni era docente universitario, scriveva libri di economia in tre lingue diverse. 453 milioni per le bonifiche in Italia, e più del PIL nazionale all'epoca. 450 al nord e 3 al sud. Oggi, per le famiglie in difficoltà, i bambini con problemi e i vecchi che hanno bisogno di sostegno, lo Stato spende 583 euro pro capite al nord e 6 pro capite a Vibo Valentia. Fermo un attimo, informazioni del traffico, ci fermiamo un istante. Melog 8:30.
800 0024 0024. Stiamo parlando di un'alternativa, di una revisione, di un punto di domanda su quella che è la storia ufficiale, nel Sancta Sanctorum del più sacro episodio del nostro passato, che è proprio il Risorgimento. Non ho telefonate di persone che chiamano dal sud, chiamano soltanto persone dal nord, naturalmente in segno critico rispetto a quello che dice Pino Aprile, che dopo 13 anni ridà alle stampe il suo nuovo Terroni, una rilettura dell'epica che lo rese celebre. E ha venduto tanto questo libro, vero? Tantissimo, sì. È un libro che ha stravenduto lui in tutte le sue derivazioni. Non ce l'aspettavamo, onestamente. No, in cui prende sotto osservazione la Sardegna. Sardegna la pensiamo oggi soltanto come Costa Smeralda, come altro tipo di colonizzazione che c'è stata comunque tranquillamente della Sardegna. Dimostra che fu la prima regione, anzi fu la prima colonia ufficiale che ebbe diciamo, il Regno d'Italia, perché la Sardegna fu spopolata, depaporata, vilipesa, massacrata ricettacolo di beni di consumo che andavano naturalmente a quella che era la casa regnante. Allora abbiamo Antonio da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, sono telefono da Bergamo ma sono del sud, e sono della provincia di Frosinone, ma ho vissuto 4 anni a Formia e Gaeta e da tempo, adesso ho 70 anni, ma da poco tempo ho cominciato a interessarmi appunto delle fortificazioni di Gaeta eccetera, e dell'assedio di Gaeta portato dai piemontesi. E in effetti sto scoprendo sul web delle cose interessanti e poco note, come per esempio il fatto che l'invasione da parte dei garibaldini, d'accordo, ma poi dalla susseguente occupazione piemontese non fu preceduta da una dichiarazione di guerra. Dichiarazione che addirittura Mussolini ha fatto poi nel 43, nel 40, quando ha dichiarato la guerra alla Francia e Inghilterra. Oppure il fatto che una volta giunti a Napoli i piemontesi si sono immediatamente impadroniti del tesoro napoletano, ma non solo questo, anche dei beni del re e della dote della regina addirittura. È proprio come se fosse stata e sentita come un'operazione di rapina più che come una guerra vera e propria, per cui non c'erano le fondamenta, insomma. Ecco. Pino, su questo, diciamo, documentazione dell'ascoltatore, qualcosa da aggiungere? Sì, volendola raccontare con un aneddoto un filino divertente, la regola era che dove arrivava Garibaldi e poi piemontesi spariva la cassa. Quando Garibaldi arrivò a Palermo, si stava per fare l'appalto al Banco di Sicilia per rinforzare i solai, perché erano talmente il peso dei lingotti d'oro che rischiava di venire giù tutto, e questo è stato uno dei vantaggi per esempio dell'unificazione d'Italia. Preso quello, dove sta? Quello ancora nella Banca d'Italia? Quello del Banco di Sicilia e poi anche quello del Banco di Napoli. In pratica nell'Italia unificata le banche del nord potevano aprire filiali al sud, quelle del sud non potevano aprire filiali al nord. Ma perché? Qual era la giustificazione? Ed era una colonia, e le banche del nord potevano emettere carta moneta e scontare in oro questa carta moneta nelle banche del sud, quelle del sud non potevano fare il contrario. A questa maniera dei soldi documentati dal Ministero dell'Economia e poi Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, nell'Italia unificata la cassa comune conteneva un terzo dei soldi, tutto il resto d'Italia messo insieme, e 2/3 dei soldi, cioè il doppio di tutto il resto d'Italia messo insieme, era del Regno delle Due Sicilie. Ma fammi capire una cosa, Pino, domanda stupida, banale, da povero ignorante. Il nord al tempo aveva una, diciamo, caratteristica prettamente rurale. Cos'era il Piemonte al tempo del Risorgimento? Cos'era la Lombardia?
Allora, la zona più industrializzata d'Italia era il Regno delle Due Sicilie, tant'è che ancora dopo 50 anni il napoletano è con la zona di Milano la provincia più industrializzata d'Italia. Le acciaierie di Mongiana in Calabria da sole equivalevano a tutte quelle del nord messe insieme. E quindi, diciamo, l'industrializzazione del nord è stata finanziata con i soldi del sud, con l'esproprio delle banche, ma non da subito, perché prima c'è stata la distruzione delle aziende del sud. Per esempio, gli altiforni di Mongiana vennero sfasciati e tutta l'azienda, immenso stabilimento, che poi è stato recuperato, i resti oggi sono un museo industriale, diciamo, archeologia industriale, fu venduto come ferro vecchio a un ex garibaldino sarto e già pregiudicato per truffa allo Stato. Quindi la nostra Africa, se parliamo con la coscienza nazionale, sentendoci tutti in qualche maniera coinvolti, la nostra Africa è stato il meridione. Sì, ma fu esattamente la risposta che ha detto un ministro piemontese ad un ambasciatore britannico che gli rimproverava, nonostante fosse stata l'Inghilterra a guidare l'unità d'Italia, quando gli rimproveravano l'eccesso di ferocia, stragi. Ma c'è una cosa che non mi torna pieno: la classe, la burocrazia, dal dopoguerra in poi, ma probabilmente anche prima, gran parte della politica, quella potente, quella importante, è fatta da persone meridionali in Italia. Questo è un mito, sai? Non è vero? Perché in 162 anni, a capo del governo, i meridionali ci sono stati soltanto per 26 anni e mezzo. Tutto il resto sempre e solo settentrionali o di centro. Non solo, ma pensa, dopo l'unificazione, il primo meridionale a capo del governo è Francesco Saverio Nitti. Sono dovuti passare 25 anni e Francesco Saverio Nitti si meritò questo, dimostrando, come dire, quanto era affidabile a quei poteri, facendo bombardare la sua Sicilia. Il peso politico di uomini sicuramente di potere meridionali negli anni dal dopoguerra in poi è stato notevole. Allora, diciamo, il dopoguerra cristiana, dopoguerra 1946, il presidente della Repubblica del Nord, il presidente del Senato del Nord, il presidente della Camera del Nord, il presidente del Consiglio nel Nord, tutti i ministri sono del Nord, mentre andavano a giurare si accorgono che c'è qualcosa che non va, acchiappano al volo un avvocato napoletano e lo fanno ministro senza portafoglio e quindi viene giurato. Ministro di cosa, ti ricordi? No, non me lo ricordo, ma comunque rigorosamente senza portafoglio, perché gli sghei, come dire, se li tengono stretti. Guarda, il potere coloniale si qualifica proprio per questo, cioè non conta molto chi rappresenta quel potere, conta come gestisce quel potere. Abbiamo un ascoltatore da Milano, Sandro, sentiamo Sandro, velocissimo Sandro, manca un minuto e mezzo alla fine. Sì, buongiorno, esponga... volevo dire che è tutto vero, il regno borbonico era ricchissimo, ci hanno raccontato una serie di fandoni infinita a scuola circa la storia, ma anche la seconda guerra mondiale e tutto il resto, perché avevano le prime ferrovie, la rete elettrica, e con loro che gli hanno depredato, hanno costituito la cassaforte della Banca d'Italia, il 70% dell'oro della Banca d'Italia, l'hanno rubato al regno borbonico, che erano ricchissimi, e grazie alla corruzione dei generali borbonici hanno vinto, se no quello scappato di casa, l'altro di cavalli di Garibaldi, non avrebbe vinto, e questo è la storia. Hai trovato un tuo supporto, l'hai trovato. Fermola. Beh, ma quel che dice è vero, perché pensa, quando fanno la Banca d'Italia, dove i due terzi dei soldi nazionali sono del sud, le azioni vengono così suddivise: 280.000 al nord e 20.000 al sud, che ha messo i due terzi di tutti i soldi. Grazie Pino Aprile, la sigla ci porta via, però noi abbiamo lanciato il sasso nello stagno, vediamo chi lo raccoglie, è un tema importante, senz'altro da approfondire. A domani.